Non ho ucciso Pierina, sono innocente. Non avrei mai potuto farle del male. Ho piena fiducia nei miei avvocati e nel mio team di difesa. Sono certo che riusciranno a dimostrare la mia innocenza. Non ho alcun legame con questo omicidio. Queste le parole di Louis da Silva, senegalese di 35 anni accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, sua vicina di casa. Pierina, un'ex infermiera di 78 anni, è stata brutalmente uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio di Rimini dove abitava la sera del 3 ottobre 2023. Secondo l'accusa, da Silva avrebbe commesso il crimine per mantenere segreta la sua relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi, anch'essa residente al terzo piano dello stesso condominio di Via del Ciclamino. L'accusa sostiene che da Silva temesse che, se la suocera avesse scoperto l'infedeltà, avrebbe perso tutto: denaro, moglie, amante e reputazione. Tuttavia, lui nega tutte le accuse e dal carcere continua a proclamare la sua innocenza. Il suo appello disperato è stato pubblicato attraverso la consulente Roberta Bruzzone, chiedendo di diffondere il più possibile il suo messaggio. Louis non vuole essere etichettato come un assassino. In un'intervista rilasciata prima dell'arresto, aveva dichiarato: «Quel giorno sono tornato a casa verso le 19. Ricordo di essere uscito sul balcone e di aver visto Loris affacciato al balcone di casa di sua sorella Manuela. Abbiamo parlato di moto e mi ha dato dei consigli su dove trovare i pezzi di ricambio, dato che avevo avuto un incidente il giorno prima. Dopo aver mangiato mi sono addormentato e poi, io e mia moglie, ci siamo messi sul divano a guardare Netflix. Alle 21:55 lei è andata a letto e io sono rimasto sul divano perché mi faceva male la gamba e volevo stenderla. Non mi sono mosso fino al mattino dopo, quando è stato trovato il cadavere. Non dimenticherò mai l'immagine di Pierina morta. Il sangue le usciva dalla bocca e il suo volto era irriconoscibile». In questi giorni, la consulente Roberta Bruzzone e gli avvocati Rario Fabbri e Andrea Guidi hanno richiesto al Tribunale del Riesame la scarcerazione di Louis da Silva. La difesa sostiene che non ci siano elementi sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. Tuttavia, gli inquirenti hanno contro di lui diversi indizi e la cosiddetta prova regina, un video di sorveglianza di una farmacia che mostra una persona che si allontana dal luogo del delitto. In un fotogramma delle 22:17 si vede solo una sagoma scura, ma gli esperti sono convinti che si tratti di da Silva. La Bruzzone contesta questa interpretazione. «Crediamo che la telecamera non stia riprendendo Louis, ma un soggetto del tutto estraneo ai fatti. La qualità della telecamera e l'illuminazione non consentono di identificare con certezza la persona come da Silva». La Bruzzone sostiene che da Silva sia innocente anche in base al modus operandi del killer, che sembra indicare un odio profondo verso la vittima. Negli ultimi giorni ha suscitato scalpore l'audio di una telefonata effettuata da Manuela Bianchi al 112 dopo il ritrovamento del cadavere della suocera. Nella chiamata, avvenuta 11 minuti dopo la scoperta, Manuela si riferisce genericamente a una signora e non alla suocera. Si è giustificata dicendo: «Ero in preda al panico. Non ho riconosciuto subito mia suocera perché mi interessava solo che arrivassero i soccorsi». Dopo aver riagganciato, ha richiamato il 112 dicendo: «Non riesco a capire. Sotto è nuda. Dovete mandare anche la polizia». Quando l'operatore le ha chiesto se la signora stesse respirando, Manuela ha risposto: «Mi sono accorta adesso che è mia suocera». Tuttavia, in quel momento, Manuela era già risalita dai box perché nei sotterranei non c'era campo per telefonare. La Bruzzone commenta: «Quella telefonata ha sollevato numerosi interrogativi che sono stati inclusi nel nostro esame. Ci sono molti elementi di perplessità». Inoltre, Manuela rappresenta un possibile movente per l'omicidio. Manuela Bianchi potrebbe avere una sorta di responsabilità morale, poiché, secondo l'accusa, avrebbe incitato lui da Silva a commettere il crimine. Il motivo? Pierina Paganelli era sul punto di scoprire la loro relazione. La pensionata stava investigando sulle frequentazioni della nuora e aveva confidato ai suoi figli i suoi sospetti. «Ha un amante, ma non so chi sia». Identificare l'uomo misterioso era ormai questione di tempo.
poche ore prima dell'omicidio, Manuela si era lamentata con Luis dell'eccessivo controllo che la suocera esercitava su di lei e della sua paura di essere scoperta. Pierina aveva appreso informazioni su Manuela proprio da Valeria, la moglie del suo amante. Sebbene vicine di casa e amiche, Valeria ignorava il tradimento del marito. Il 30 settembre, Valeria aveva confidato a Manuela: «Ho sentito tua suocera parlare al telefono con il figlio. Parlavano di te. Sono un covo di serpenti. E insinuano persino che tu ti sia invaghita di un altro. Quel altro era Luis. Questo triangolo potrebbe contenere la chiave dell'omicidio? Pierina è stata eliminata perché scomoda testimone? Oppure lui è davvero innocente?» Mentre il giudice del riesame sta valutando il ricorso e presto deciderà se liberare Luis o mantenerlo in carcere, la procura di Rimini ha nominato i consulenti incaricati di analizzare due telefoni, 4 orologi digitali e 2 computer portatili di Da Silva. L'incarico è stato affidato all'analista informatico forense Luca Russo di Bologna e all'ingegnere Alessandro Perri di Roma. L'analisi di questi dispositivi consentirà agli investigatori di ricostruire i movimenti di Da Silva la sera del delitto, oltre a rivelare le sue ricerche online e il contenuto delle sue email, in particolare quelle scambiate con parenti all'estero. Si cercherà anche di recuperare i messaggi che Luis scambiava con Manuela e che sono stati successivamente cancellati, in particolare quelli relativi ai 10 giorni precedenti all'omicidio. Sul fronte delle indagini scientifiche non è stato trovato DNA sui vestiti della vittima, tra cui il body e gli slip, che sono stati tagliati con lo stesso coltello usato per infliggere le 29 pugnalate. Ulteriori analisi sui reperti sono state affidate al professor Emiliano Giardina, uno dei massimi esperti in Italia. Tuttavia, le tracce disponibili sono limitate. Un'ulteriore stranezza riguarda il fratello di Manuela, Loris. Il 3 ottobre Loris è stato ripreso da una telecamera mentre scendeva nei garage alle 17.43 e successivamente, in compagnia del padre, alle 17.55. Tuttavia, Loris aveva dichiarato di non essere andato nei garage quel giorno. I fotogrammi mostrano Loris dirigersi proprio verso l'area dove Pierina sarà uccisa alcune ore dopo. Perché ha affermato di non essere andato nel garage? Si tratta di una semplice dimenticanza? O c'è qualcosa che sta cercando di nascondere? Lui e sua sorella hanno detto tutta la verità?